benvenuti in un nuovissimo video! Oggi parleremo di acconciature terribili e tagli tremendi e dove trovarli. Non proprio, cioè sì, ci sono delle cose abbastanza tremende, ma ci sono anche delle cose che non stavano così male. Di cosa sto parlando? Della mia hair story! A grande richiesta, infatti, mi avete chiesto di parlarvi di tutti i miei cambi di look per quanto riguarda i capelli. Quindi le tinte che ho fatto, se ne ho fatte, le acconciature, se tenevo i capelli mossi, se tenevo i capelli ricci. Un po' appunto la storia dei miei capelli. Prima di partire col video, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per ricevere una notifica tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Partiamo con le prime due foto. Ta-da! Chi è questa bambina ricciolina? Ero io, ovviamente. Quindi, per chi non lo sapesse, io ho i capelli ricci. Da piccola li avevo riccissimi, nel senso che mia mamma mi racconta sempre che mi svegliavo al mattino, ovviamente avendo sudato durante la notte, con, li chiamava i fusilli, cioè proprio i ricciolini piccolini stretti. Quindi proprio una sorta di capelli afro. Poi ovviamente crescendo e stirandoli, non hanno più quel riccio, però come potete notare avevo proprio i boccolini, sembravo un angioletto. In realtà era una piccola peste, chiusa parentesi. Quindi passo un'infanzia da riccia, un'infanzia che purtroppo ha attraversato anche un momento traumatico per quanto riguarda i capelli. Preparate i fazzoletti. Per questo evento, ve lo dico già, non c'è una foto, perché facevo poche foto in quel momento della mia vita, e adesso capirete il perché. Mia mamma mi porta da un parrucchiere che c'era vicino davanti alla mia scuola. Niente, dovevo accorciarmi leggermente i capelli, e mia mamma ai tempi aveva un caschetto, un carré, non mi ricordo, comunque arrivavano più o meno qua. E io, dolcissima, proprio un angioletto, guardo la parrucchiera e dico, guarda, io li vorrei come la mamma. La parrucchiera, che evidentemente aveva la giornata no, oppure aveva voglia di tagliare, io non sto scherzando ragazzi, mi ha fatto i capelli a spazzola. A spazzola. Cioè io ero un maschio, un bambino. Inizialmente non mi rendevo bene conto di quello che fosse successo. Col passare dei giorni, con i compagni che mi prendevano in giro, che mi chiamavano maschiaccio, io che comunque amavo legarmi i capelli, farmi le acconciature, non potevo più fare niente di tutto ciò, ho iniziato veramente a soffrire di questa cosa. E per me, lo dico sempre, è stato il mio primo vero trauma. Cioè io per tot anni non sono più voluta entrare da un parrucchiere perché avevo la fobia delle forbici. C'è sempre il luogo comune delle donne, insomma, che non vogliono farsi tagliare più di tanto i capelli, però immaginatevi una bambina che passa 3 anni della sua infanzia con i capelli da maschio. Cioè c'è magari gente a cui piace, ovviamente, però io volevo averli lunghi o comunque fino alle spalle, e invece per un errore del parrucchiere mi sono ritrovata con i capelli a spazzola. Vabbè, essendo riccia, una volta che i capelli hanno iniziato a crescere, stavo ancora peggio perché avevo questi ricciolini a metà, sospesi nell'aria. Insomma ragazzi, vi dico la verità, per 2 o 3 anni io mi sono vergognata tantissimo dei miei capelli, fino a quando insomma mi sono arrivati più o meno qua, sopra le spalle, ed erano gestibili, però veramente è stato forse il periodo più brutto della mia vita. Dopo di ciò, più o meno alle medie, ho iniziato, forse anche per questo trauma che avevo subito, a voler cambiare, quindi non mi volevo più vedere riccia, andavo con la mamma dal parrucchiere, me li facevo stirare anch'io, oppure ai tempi andava di modissima a farsi il frisé con la piastra frisé, quindi cosa facevo? Mi facevo la piega liscia e poi 2 ciuffetti qua fatti col frisè, cioè una roba proprio, una pacchianata senza senso, però io uscivo dal parrucchiere e mi sentivo top. In questo computer non sono riuscita a trovare più di tanto su questi periodi che vi ho appena raccontato, ma ho trovato questa foto. Questa foto risale a una delle mie prime serate in discoteca, se non la prima, la seconda sicuro. Aprirei una parentesi lunga 2 ore sull'outfit, ma questo è tutto un altro video. Mi concentrerei sui capelli, liscio, piastrato. Già ai tempi, insomma, amavo lisciarmi i capelli e sicuramente per tutto il periodo del liceo la maggior parte dei giorni avevo i capelli lisci, cioè me li lasciavo molto poco ricci. Questa foto invece risale all'estate, se non sbaglio, della maturità, quindi io selvaggia, io molto chiara, quindi questi colpi di sole, non so cosa erano, comunque ero molto chiara, sulle punte soprattutto, riccio, selvaggio. Periodo durato poco, perché poi è subentrata la schiarittura proprio definitiva.
il biondo, il mio primo biondo totale, cioè non erano più solo i colpi di sole, era proprio biondo. Aprirei una parentesi su quanto, guardandomi adesso, mi veda, insomma, stranissima, non mi piaccio, però ai tempi mi piacevo. Questa foto è di un backstage di uno shooting che avevo fatto, questa qui è una foto appunto di scena, insomma, di questo shooting, e notare il tatuaggio, sparito praticamente. Riccia e bionda, non mi piaccio, poi mi farete sapere voi nei commenti come stavo. Quest'altra foto è sempre del periodo del biondo, da notare i Carrera bianchi che avete già avuto modo di conoscere nel video sulla mia collezione di occhiali. Questo è stato forse l'unico giorno in cui li ho indossati, poi li ho buttati, anzi non li ho buttati perché ce l'ho ancora. Vabbè, in senso metaforico, nel senso non li ho più messi. E rullo di tamburi, questa è sempre bionda, il mio periodo del biondo, ma io parlerei di questa acconciatura, di quella che io chiamo la cofana. La cofana è stato un leitmotiv della mia vita per quanto riguarda i capelli, perché prima o poi con vari colori, tinte e capelli ricci, capelli lisci, la cofana c'era sempre. E voi vi chiederete perché, soprattutto magari i ragazzini più giovani che non hanno vissuto quegli anni in cui c'era Fergie dei Black Eyed Peas che dettava le regole della moda. Perché? Perché lei aveva questa pettinatura e la maggior parte delle ragazze che venivano a scuola con me si faceva questa pettinatura. Molto facile, se volete vi faccio un video tutorial. Si prendevano i capelli così, si o cotonavano, comunque si portavano tutti in avanti, si metteva una bella pinzettina qui e più alta era, più figa eri, capito? Come potete notare l'ho preso alla lettera perché sembro un gallo, un gallo cedrone, benissimo. Nera, abbronzatissima, erano lampade, che ai tempi insomma ne abusavo. Quest'altra foto, sempre bionda, ecco qui subentra un'altra colonna portante della mia vita, della vita dei miei capelli, l'extension. L'extension che io conservo tuttora, potrei fare un video solo su quello, di tutti i colori, di tutte le tipologie di capelli ricci, lisci, mosso, striature, mesh, qualsiasi cosa, ne ho per ogni persona, cioè veramente potrei aprire un negozio. Queste in particolare erano bionde, come potete vedere. Dello stesso colore, cioè quasi dei miei capelli, perché spesso andavo in giro anche con colori diversi. Perché vi chiedete voi? Perché non trovavo il colore che avevo in testa e quindi insomma un po' cercavo di abbinarle così, a sentimento. Questa sempre con le extension bionde lunghissime, cioè mi arrivavano praticamente quasi al sedere. Questa sempre bionda, ma mi sembra un po' più giallo, quindi già qui forse col sole dell'estate si iniziavano a ingiallire. Che cosa è successa? Cosa è successo quell'estate? No, aprirei una parentesi su questa foto dove ho la cofana, la coda finta che si attaccava qui e le lenti a contatto grigie. Top. Ho preso 20 anni in questa foto, sembra una quarantenne. Qui una cofana, qui c'avevo una ricrescita veramente pazzesca, sempre la cofana di lato con i ricci. Così, un po' concettuale. Poi questa, ecco, questa volevo arrivare a questa foto, quindi qui c'era ciuffo stirato, riga di mezzo, ciuffo portato di qua, cofana, cerchiettino sottile sottile qui, giusto per far capire la differenza tra ciuffo e cofana, e coda finta mossa. Qui ero a Gallipoli, che cosa è successo a Gallipoli? Mi ero tinta i capelli appunto di biondo, già mesi prima insomma dell'estate, con il sole sapete il biondo bisogna curarlo molto, perché già schiarendo il capello si sfibra, quindi sotto il sole devi mettere il protettivo, eccetera, eccetera. Io avevo lavorato in Puglia 1 o 2 mesi sotto il sole, quindi il biondo era diventato praticamente paglia, paglia, fieno, giallo, proprio tremendo. Tornata da Gallipoli, non contenta che avevo 3 peli in croce come capelli, mi metto le extension cucite, quindi proprio quelle che si fanno le ragazze di colore, cucite, qua detto con le trecce. Mi avevano fatto l'extension di un colore più chiaro dei miei capelli, quindi sopra l'extension io mi sono fatta un'altra tinta bionda. Ragazzi, quello è stato il baratro. Perché io non avevo più capelli in testa. Cioè, adesso ci scherzo su, ma è stato quasi pari a quando da piccola mi avevano fatto i capelli a spazzola. Perché non avevo, non sapevo, cioè facevo la coda tanto così di coda, non sapevo come fare, disperata. E da quel giorno ho detto basta. Bassa extension, bassa tinta, adesso devo curare i miei capelli. In questa foto potete notare, insomma,
il cambio radicale, cioè i miei capelli sono tornati insomma al mio colore naturale, ho iniziato a scurire per tornare ad essere castana, tagliati perché avevo le punte devastate, quindi come potete notare mi arrivavano tipo alla spalla. Dalla faccia non ero molto soddisfatta, però dovevo fare qualcosa perché i miei capelli veramente cadevano a pezzi. Quindi inizialmente stirandoli ovviamente mi arrivavano qui. Utilizzavo le mie solite code, quindi in questa foto, per esempio, potete vedere che ero scura qui, quindi facevo la cofana e poi qua la codina micro che avevo la nascondevo dal codone di extension finto che ho infatti in questa foto biondo. Quindi era un effetto un po' chatouche che ai tempi andava molto di moda. Ho iniziato anche a tenerli più spesso ricci, sempre con l'aiuto dell'extension. Queste erano extension ricce a clip. Lasciamo stare il mood, l'outfit molto ghetto, ma ero in quel mood, in quel periodo. Piano piano ovviamente i capelli crescevano. Qua avevo sempre l'extension, però i miei capelli mi ricordo in questo periodo qua che erano già più o meno sotto le spalle. Qui ero in Sardegna e notare la bravura, avevo fatto le trecce con l'extension a clip. Quindi avevo diviso l'extension a clip, avevo nascosto bene le clip dietro e mi ero fatta queste trecce, proprio io ormai professionista del capello. Poi qui apriamo la parentesi, ramato. C'è stato un periodo che è durato poco, però in realtà mi piaceva molto come mi stava questo colore. Mi ero fatta un po' più rame, quindi con questi riflessi un po' più rossastri. Qui sempre riccia, avevo i capelli già mi erano cresciuti, come potete notare, e erano ritornati le lenti grigie, quindi questo accostamento che devo dire non mi stava male come colori. Qui era una festa di Halloween, se non sbaglio, o di Carnevale, non mi ricordo. E sempre con la lente grigia ormai era fissa e li tenevo ricci, vedete ricci con un po' di ramato, a me piaceva abbastanza, potrei ripensarci. Qui ovviamente ritorna la cofana, perché come vi ho detto prima la cofana c'era sempre. E castana, quindi qui avevo la coda finta castana, mi ero gellata bene ai lati e la mia co amica cofana ed ero tornata insomma del mio colore. Qui era il mio 20° compleanno. Avevo sempre la coda finta, ma qui ecco, questo è uno degli episodi in cui la coda era più chiara del resto dei capelli e si nota abbastanza, soprattutto col flash. Magari di sera speravo che si vedesse poco, però col flash puntato si vedeva. Rivedibile, insomma, ecco, diciamo che non è uno dei look migliori. Chiudiamo la parentesi del castano perché rullo di tamburi, bionda mi sono fatta bionda, rame mi sono fatta rame, castano il mio colore. All'appello cosa manca? Trrrr, il nero, bravissimi! Mi sono fatta nera, che si dice mora in realtà. Io non mi soffermerei più di tanto sul colore, insomma, sul lo scuro, ma sul taglio, perché io mi chiedo che problemi avessi con i parrucchieri. Chi mi ha tagliato i capelli in questo modo? Cos'è? Che taglio è? Boh, vabbè. Comunque erano molto corti, quindi secondo me di nuovo le extension mi avevano un po' sfibrato il capello, stressato il capello, quindi di nuovo ci avevo dato un taglio. Però non stavo neanche male con questo scuro. Qui anche scuri, però qua mi sembra avessi l'extension. Qui invece ero sempre scura, ma col capello mosso, qui ero già a Milano, ero già all'università se non sbaglio, anche così mi piaceva molto. E qua di nuovo extension. Qua di nuovo riccia extension, questo look proprio super hip-hoparo. Ovviamente è una foto di una serata hip-hop, quindi ero molto nel mood. E extension tremende perché sembrano veramente di plastica, non so dove le avevo recuperate. Qui lo scuro iniziava a scaricarsi un po', quindi stavo tornando piuttosto castana. Sempre extension ma clip. E questa è una bella foto che mi avevano fatto in uno shooting. Questa foto mi fa morire dalle risate perché, allora, io la mia base è scura castana, evidentemente mi ero fatta dei riflessi sulle punte un po' più chiari e sotto avevo l'extension tipo biondo scuro, quindi senza volerlo ho creato tre sfumature sui capelli che sono quelle che adesso vanno di moda, perché vedo un sacco di gente che ha i tre colori, ma ovviamente colori magari più sgargianti come rosa, viola, eccetera, eccetera. Io ho anticipato la moda. Perché rimanendo sul castano, altro che chatouche, io ho fatto lo step successivo, cioè castano, castano chiaro e punta bionda. Qua veramente top. Poi anche lì aprire una parentesi sull'outfit, ma questo potrebbe essere un altro video, gli outfit della mia vita. Fatemi sapere se lo volete. Che dire, Mariners e Mariners? Boh.
Allora, conclusione finale. Ci sono insomma dei look che non mi piacciono, che non rifarei, ci sono dei look che effettivamente mi stavano abbastanza bene. Voi probabilmente da quando mi conoscete, perché da quando ho iniziato a fare video, non ho mai cambiato più di tanto il mio colore di capelli, quindi queste cose vi spiazzeranno perché tanti di voi magari non avranno la minima idea del fatto che io per un periodo della mia vita ero bionda. Gialla, direi. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che questo video, insomma, vi abbia fatto divertire, che abbiate scoperto un lato di me, soprattutto quello del trauma di quando ero bambina, perché, ragazzi, veramente mi ha segnato. Ogni volta che vado dal parrucchiere a spuntare, più di tutte le altre donne c'ho l'ansia perché sono rimasta traumatizzata. E detto questo, se avete qualsiasi tipo di domanda, consiglio, eccetera, eccetera, scrivetemelo qui sotto. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, adoro.